Tra le tante emergenze, l'emergenza bostrico, cosiddetta, questo piccolo insetto tipico dell'abete rosso, l'Ips typographus, che attacca le piante stressate, le piante che non stanno bene e che in una situazione dove centinaia e centinaia di migliaia, milioni di alberi sono stati atterrati prima e scossi, hanno l'apparato radicale non più efficiente, è chiaro che c'è uno spazio per la moltiplicazione enorme. È l'allarme lanciato a margine della campagna di sensibilizzazione Adotta un albero promossa da Coldiretti, una raccolta fondi particolarmente generosa a Vicenza, che attesta l'amore della città e della pianura vicentina verso le montagne devastate dalla tempesta Vaia e che ora rischiano di subire una devastazione addirittura superiore. In base all'andamento del clima, alla situazione del bosco, alla presenza o assenza di legname che può creare innesco e moltiplicazione, si può andare da danni che sono uguali a qualche percentuale di quelli subiti attraverso la tempesta, 5-10%, ma si può avere anche addirittura il 200%, quindi due volte tanto. Ci sono stati alcuni casi dove ha fatto molto più danno questo insetto di quello che aveva fatto la tempesta che era venuta prima. Ecco quindi l'appello a fare presto e rimuovere il prima possibile tutto il legname abbattuto, che marcendo crea le condizioni ideali per la prolificazione del bostrico. Sappiamo che le popolazioni di questo insetto in questo anno 2020 si sono enormemente accresciute e quindi il timore è che nei prossimi anni, 2021, 22, 23, le nostre foreste sopravvissute a Vaia dovranno affrontare una nuova sfida. Abbiamo i mezzi tecnici, abbiamo i mezzi, le conoscenze scientifiche, sappiamo cosa dobbiamo fare. Importante è non parlarne solo, ma agire.